Ma i Freddi e Scoglio, durante la settimana vi siete fatti un po' indirettamente i complimenti, e dopo la partita, Scoglio? Rinnovo i complimenti. Non è che il risultato possa cambiare determinate valutazioni che si fanno e sul tecnico Maifrede e sulla sua squadra. Lo stile è da altri tempi, il gioco delle due squadre a zona, termine anche troppo abusato perché in campo si sono visti due moduli molto diversi. Più veloce in profondità il gioco del Bologna, più manovrato, corto a centrocampo quello del Genoa, che tra l'altro schiera Signorini libero dietro a tutti i difensori. Nel primo tempo il Bologna schiaccia in difesa il Genoa, partendo da lontano con veloci triangolazioni. La squadra di Scoglio lascia giocare, concedendo anche qualche metro di troppo davanti alla propria area, ma raramente permette agli avversari azioni pericolose. Le maggiori opportunità il Bologna se le crea su punizione. Il colpo di testa è di Cabrini. Il tiro è di Giordano, deviato in angolo. Nel Genoa, Perdomo vigila a centrocampo e difende l'area. Nel Bologna, Cabrini sulla fascia sinistra e su tutti i palloni. Ma i lanci dal fondo piovono inoffensivi, in un'area nella quale a tratti trovi anche 11 giocatori del Genoa. Oggi ho visto una squadra, una partita da altri tempi, lottata, vibrante, e questo è quello che a me piace. Dopo poteva andare anche diversamente, ma non sarei stato scontento. Nel secondo tempo le azioni del Bologna sono meno lucide. Esce in contropiede il Genoa, ma i tiri di Urban, Ruotolo e soprattutto dell'uruguaiano Aguilera sono imprecisi. Dall'altra parte la squadra di Maifredi trova sempre più difficoltà ad entrare in area, sia che ci provi da lontano anche con i difensori, in azione Villa e Cabrini, sia con i suggerimenti di Giordano per Poli. Anche l'innesto di Marronaro al posto di Lorenzo non cambia molto, l'intervento risolutivo è di Signorini. E quando la partita sembra avviata ormai al pareggio, e quando anche l'arbitro si prende una pausa dopo aver dispensato 9 ammonizioni, dalla difesa sale e segna Renato Villa, giocatore forse d'altri tempi. Ha esordito in Serie A a 30 anni ed è sotto l'1,70 d'altezza. Statura oggi concessa solo ai sudamericani. Io in mezzo girato, ho calciato in porta e palla è entrata. Quando tira chiude gli occhi? No, non chiudo gli occhi. Certo, ho calciato convinto di tirare in porta, poi se hai la fortuna ho voluto che il pallone andasse lì e entrasse in rete. Senta, non per prenderla in giro, ma come mai quando segna Villa la gente esulta ma lo fa quasi ridendo? Ma forse perché tutto sommato è anche contento, perché la gente mi vuole molto bene a Bologna, insomma, sa quello che io provo quando faccio gol e quando, soprattutto quando così trovo queste soddisfazioni, perciò è contento anche lei, ecco.